Aspetto finalmente poter essere di nuovo qua in mezzo alla mia gente dopo 15 mesi di lungo esilio in cui è stato ho messo anche la ferma notab nel caso ci fosse qualcuno della questura d'Alessandria, giusto per dirvi che non mi hanno fatto cambiare idea, continuo a essere una persona notab, continuo a essere contrario al terzo valico. E se qualcuno pensava di spaventare il movimento dei evidentemente ha sbagliato molto. Quando abbiamo deciso di fare questa assemblea con i nostri ospiti, diciamo così, eravamo in un momento relativamente tranquillo, salvo che, come poi spesso avviene in questi anni, siamo stati anche un pochino travolti da alcuni eventi e quindi devo fare un'introduzione, vi assicuro non troppo lunga, ma solamente fare il punto di alcune cose che sono successe dall'ultima assemblea popolare che abbiamo sempre fatto qua da Arquata ad oggi. Mentre la procura di Alessandria cercava i cattivi, i criminali all'interno del movimento notav Terzo Valico, si è poi scoperto che in realtà i criminali, quelli veri, erano seduti all'interno del Ministero delle Infrastrutture. Voi avrete visto questa inchiesta che ha portato all'arresto di Ercole Incalza, che era il vero grande domus delle grandi opere italiane. C'è stata un'inchiesta da parte della Procura di Firenze in cui vengono contestati alcuni reati che, diciamo così, sono reati che rendono abbastanza chiaro l'inchiesta di che cosa stiamo parlando. Si parla di corruzione, si parla di un sistema tangentizio dentro cui sono finite un sacco di grandi opere, fra cui naturalmente il Terzo Valico. La cosa che noi vogliamo dirla forte chiaro, che ci è sembrato di vedere, ci è sembrato di capire che anche sulla stampa locale è stata data un po' poco risalto all'inchiesta di Firenze. Soprattutto si è cercato un po' poco di spiegare qual è la relazione fra l'inchiesta di Firenze e le vicende del Terzo Valico. Quello che si è scoperto, in realtà per noi non è una scoperta, noi lo diciamo dalla prima assemblea che abbiamo fatto qua dentro, che dietro le grandi opere c'era un grande sistema criminale, legato alla legge obiettivo del 2001, legato al fatto che non casualmente sono sempre le solite ditte che lavorano a costruire le grandi opere in Italia, ma quello che è emerso è che fra il 2006 e il 2010 una società del gruppo Gavio, voi sapete che il gruppo Gavio controllava il Precilo ed è ancora attualmente all'interno del consorzio Cociv con la ditta Civ, da parte del gruppo Gavio sono state pagate 700.000 euro di tangenti al genero di Incalza. E grazie, diciamo così, a questo servizio che il gruppo Gavi ha fatto sotto forma di tangenti, Incalza ha garantito che l'iter autorizzativo del Terzo Valico avesse una corsia privilegiata, ma soprattutto che venissero stanziati i primi finanziamenti che poi hanno portato all'apertura dei primi cantieri. Io lo voglio ricordare perché credo che serva anche a capire che le cose che dicevamo 3-4 anni fa, forse che diciamo da sempre, non erano cose così tanto campate per aria. Voi ricorderete che nel 2006 si parlava di iniziare a costruire il Terzo Valico, ci fu una grande manifestazione da Serravalle Arquata, migliaia di persone dissero che il Terzo Valico non andava costruito, salvo che poi il governo decise di rinunciare alla costruzione del Terzo Valico. Voi vi ricordate anche le dichiarazioni, insomma, del capo delle ferrovie che diceva il Terzo Valico è un'opera assolutamente inutile, e quindi si alzarono voci da più parti che determinarono il fatto che rinunciarono ad avviare i cantieri. Non casualmente dal 2006 al 2010 vengono pagate le tangenti e non casualmente, quasi per magia, dal 2010 si ricomincia a parlare della costruzione del Terzo Valico. Insomma, il fatto è questo: quelli che dicevano che eravamo degli allarmisti, quelli che dicevano che eravamo degli sfattisti, quelli che dicevano che eravamo quelli che raccontavano un sacco di balle pur di schierarsi a prescindere contro il Terzo Valico, oggi come minimo dovrebbero chiederci scusa. Perché non siamo solamente noi notar, ma è anche la Procura della Repubblica di Firenze che dice che in realtà c'era una grande banda di ladri. Questa grande banda di ladri, capitanata da Ercole Incalza, che cosa faceva? Decideva chi doveva essere il direttore dei lavori, e non casualmente il direttore dei lavori del Terzo Valico è tal Perotti, che era anche il direttore dei lavori di tutte le altre opere che sono finite all'interno di questa inchiesta. Noi dice... Sì.
E noi pensiamo una cosa, come dire, che è una cosa che rende bene l'idea di che cos'è la classe politica che ci governa e rende bene l'idea di, insomma, qual è il sistema marcio e corrotto contro cui stiamo combattendo. Non sarà sfuggita, io spero, a nessuno di noi. Genova era sotto l'alluvione, la gente era morta, c'erano persone che piangevano la loro vita distrutta, le loro attività commerciali devastate, e quel grande uomo di Incalza chiamava Lupi per dirgli: oh guarda, vogliono dare i soldi del Terzo Valico agli alluvionati. E Lupi, che era una persona di buon cuore, gli rispondeva: no no, stai tranquillo, ma quelli soldi agli alluvionati, anche io sono contrario a questa roba. Questo per dire, come dire, chi sono le persone che vogliono costruire le grandi opere, e questo per dire che davvero abbiamo sempre saputo di essere dalla parte della ragione, non avevamo bisogno dell'inchiesta di nessuna procura della Repubblica per decidere di metterci in cammino contro il Terzo Valico, ma oggi ascoltare quelle intercettazioni infami, che a me hanno ricordato tanto le intercettazioni dopo il terremoto dell'Aquila, dove gli imprenditori si telefonavano ridendo perché sapevano di poter ricominciare un nuovo giro di costruzione degli appalti, rendono bene l'idea di chi è la nostra controparte. Guardate, per farlo abbastanza breve, davanti a questa situazione, davanti al fatto che viene reso palese ed evidente che una delle tante cose che dicevamo ovviamente puntualmente si avvera, è proprio perché non ci basta sapere che avevamo ragione. Voi ricordate la questione dell'amianto, in questa assemblea dicevamo che c'era l'amianto, Cocci rispondeva: tutte balle dei notabili, il solito allarmismo. Un anno dopo l'ARPA ovviamente ha dovuto confermare che c'è l'amianto, e anche è stato presentato un protocollo proprio per la presenza di amianto nell'Appennino che dovranno scavare, protocollo rispetto a cui come movimento i nostri tecnici hanno presentato un sacco di osservazioni, valutando che quello strumento lì non sarà certamente in grado di limitare i rischi per la popolazione. È l'ennesima volta che vediamo avverare quello che il movimento in qualche modo in questi anni diceva, ma proprio perché non ci accontentiamo di avere ragione, noi crediamo che davanti all'ennesimo scandalo, davanti al fatto che oggi sappiamo che il Terzo Valico è stato cantierizzato perché sono state pagate delle tangenti, davanti al fatto che sappiamo che gli appalti del Terzo Valico sono gonfiati, davanti al fatto che è stato reso palese, evidente una volta per tutte, che cosa è stata la legge obiettivo in questo
questo paese, che è stata una legge che ha fallito, intanto perché solo l'8% delle opere inserite in legge obiettivo sono state realizzate, abbiamo deciso di fare una cosa che secondo noi è una cosa importante. Noi avevamo già calendarizzato, insomma, tutte le persone che siamo qua lo sappiamo, normalmente noi in primavera facciamo la grande marcia popolare per continuare a dire che nonostante l'apertura dei cantieri, nonostante le denunce, i fogli di via, le intimidazioni, il movimento continua a esserci, continua a portare in piazza migliaia di persone, non ha nessuna intenzione di arrendersi ed è convinto che vincerà la partita del Terzo Valico. E allora abbiamo deciso di fare una cosa, di anticipare la marcia popolare e di chiedere a tutte e tutti voi che siete qua, ovviamente, di portare tanta gente. Il 18 aprile manifesteremo di nuovo migliaia di persone ad Alquanta Scrivia per dire a Cocir che se ne deve andare una volta per tutte e per affermare una serie di principi che per noi sono importanti. Innanzitutto che vogliamo lo stop immediato dei cantieri del Terzo Valico. La seconda cosa, che vogliamo la cancellazione della legge obiettivo e del decreto sblocca Italia, che oltre a creare un sacco di problemi in giro per l'Italia ha anche rifinanziato il Terzo Valico. Poi, proprio perché c'era quella telefonata infame fra Ercole e Calza, e proprio perché siamo persone di buon senso che amano e difendono la nostra terra, vogliamo che i soldi del Terzo Valico vengano destinati alla messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico e soprattutto, cosa che i movimenti vanno ripetendo da parecchio tempo, vogliamo che davanti a una crisi sociale che ogni giorno si fa sempre più problematica, sempre più devastante, i soldi delle grandi opere finiscano in opere per noi importanti. Parliamo della costruzione di ospedali, parliamo della messa in sicurezza delle scuole dove vanno i nostri figli, parliamo del fatto che anche in questo paese deve essere fatta una legge sul reddito per le persone che non hanno un reddito e parliamo del fatto che bisogna porre un freno alla mattanza degli sfratti di persone che perdono il lavoro e di conseguenza perdono la casa. E come sapete, noi siamo fatti così, diciamo sempre quali sono i nostri obiettivi, diciamo sempre cosa faremo durante le manifestazioni. Il 5 aprile avevamo detto che saremmo arrivati al cantiere di Radimera, avremmo tagliato le recinzioni e così avevamo fatto. Questa volta invece diciamo che non abbiamo velleità di avvicinarci ai cantieri, vogliamo fare una grande marcia di popolo dove vogliamo che marcino insieme anziani e bambini nei passeggini. Quindi sarà una manifestazione che si svolgerà semplicemente per le vie del paese, per affermare che siamo migliaia di persone e per dire al governo Renzi che si devono fermare. Sarà in qualche modo una specie di ultimatum che noi daremo al governo, perché davanti agli ultimi scandali crediamo che questa sia l'unica, diciamo così, scelta, decisione possibile che dovrebbe essere presa in questo paese. Io aggiungo un ultimo elemento e poi lascio la parola ai nostri ospiti. Ovviamente gli eventi a volte anche ci travolgono e ci scavalcano. Mentre ieri eravamo in conferenza stampa a Novi ad annunciare la manifestazione, sul largo pretorio del comune di Alquanta Scrivia è stata pubblicata la richiesta del COCIR di eseguire l'esproprio del presidio notario di Radimero il 15 aprile, quindi proprio 3 giorni prima della nostra manifestazione. I signori del COCIR non hanno vergogna, naturalmente, vengono travolti dagli scandali, il direttore del COCIR viene estromesso perché viene meno per lui l'interdittiva antimafia, perché viene condannato a 4 anni e mezzo di galera per traffico illecito di rifiuti nella questione del TAP del Mugello, ma nonostante tutto questo, con l'arroganza a cui ci hanno abituato, hanno pensato di mandare la lettera di esproprio del terreno su cui sorge il presidio. Vi ricordate, avevano fatto una cosa analoga quando c'era stata l'alluvione e loro avevano pensato bene di mandare lettere di esproprio proprio a persone che erano state alluvionate. Siamo davanti a persone di questo tipo e quindi diciamo così, nonostante che la notizia di ieri pomeriggio sul tardi, nonostante che come nel comitato d'Arquata, nel coordinamento dei comitati siamo ancora riusciti a trovarci, io credo che potremmo dirci fin già da stasera che mercoledì 15 aprile dalle prime ore del mattino, poi sul sito insomma daremo le indicazioni, saremo centinaia di persone ad impedire ancora una volta pacificamente, mettendoci in gioco, che quell'esproprio venga eseguito, perché guardate che se eseguono l'esproprio del presidio notario di Radimero, questi hanno il possesso di tutta l'area di cantiere di Radimero, e sappiamo che quello non è uno dei tanti cantieri del Terzo Valico, ma il cantiere in cui dovrà essere portata la talpa per lo scavo del tunnel di Valico. E quindi come sempre c'è bisogno della partecipazione di tutti e soprattutto anche, mi permetto insomma di dire una cosa, io non vorrei essere nei panni del prefetto, del questore d'Alessandria,
ad autorizzare, magari come hanno fatto il 30 luglio, l'invasione di centinaia di poliziotti e carabinieri che in quella giornata picchiarono giovani, donne, anziani, e poi videro quella straordinaria risposta della fiaccolata del 3 agosto, dove migliaia di persone manifestarono in solidarietà a chi aveva resistito all'esecuzione degli espropri. Quindi l'invito naturalmente è quello di partecipare a quella giornata. Saranno, diciamo così, 3 giorni molto intensi. Il 15 dovremo bloccare l'esproprio, e poi questa volta qua non avremo neanche bisogno di convocare la manifestazione qualche giorno dopo, nel caso decidessero nuovamente di picchiarci o di casarci con i gas lacrimogeni, perché una manifestazione è già indetta, ed è indetta per la giornata del 18 aprile. Vengo a bomba al tema della nostra serata, e chiedo scusa ai nostri ospiti per questa introduzione un po' lunga, ma ci serviva anche a noi per fare il punto. Questa assemblea noi la facciamo perché? Perché in tutta questa storia, diciamo così, dell'opposizione al Terzo Valico, i nostri amministratori pubblici, tutti i sindaci interessati dalla tratta del Terzo Valico, da Genova, passando per Arquata, arrivando a Novi Ligure e a Tortona, ci hanno sempre ripetuto fino alla nausea che in qualche modo, visto che c'è la legge obiettivo esclude ai comuni la possibilità di entrare nell'iter nel processo decisionale dell'opera, allora in qualche modo i comuni non possono fare niente per opporsi al Terzo Valico. Allora è capitato poi un mese fa di andare a Torino a una grande manifestazione del popolo Notav, e vediamo questo palco, e sopra questo palco vediamo 25 sindaci, mi sembra, ora non so dire il numero preciso, che decidono di riaffermare, leggendo una delibera che era stata votata nei loro consigli comunali, che gli amministratori pubblici della Valsusa, che permettetemi di dirlo, sono persone più serie e oneste probabilmente dei nostri amministratori pubblici, invece continuano a lottare contro il Terzo Valico e continuano a fare e produrre tutti gli atti amministrativi che servono per mettere in discussione il Terzo Valico. Io faccio solamente un esempio e vi dico anche una battuta che noi a volte ci facciamo fra di noi del Comitato d'Arquata. Noi a volte diciamo che forse potrebbero fare più danni e potrebbero rallentare di più i lavori del Terzo Valico 2 vigili urbani utilizzati bene piuttosto che 10 Notav. E perché la diciamo questa cosa? Perché quello che noi stiamo assistendo in quest'anno, ultimo anno, in cui c'è stata la cantierizzazione, diciamo così, dei primi cantieri, è il fatto che non riescono neppure a rispettare le loro leggi. Noi vediamo tutti i giorni camion che vanno avanti e indietro e ovviamente non sono coperti, noi vediamo mezzi di cantiere andare sulle strade pubbliche e questo non potrebbero farlo perché non sono targati, noi vediamo cantieri da cui viene scaricato il cemento direttamente sia nel Rio Traversa, lato Fraconalto, sia nell'Emme, lato Vallemme. Noi vediamo il fatto che da parte delle amministrazioni comunali non c'è neppure nessuna volontà di dire: io ogni tanto mando dei vigili all'interno dei cantieri e vado a controllare che cosa sta succedendo. Voi provate solamente a pensare al lavoro di denuncia di tutte le porcherie che fanno, che noi facciamo attraverso il sito. Ma perché questo lavoro lo dobbiamo fare solamente noi come cittadini e gli amministratori pubblici non si pongono mai il problema di tutelare il proprio territorio? Di conseguenza, per questa ragione, abbiamo invitato Francesco Richetto, che è una faccia storica del Movimento Notav della Val di Susa ed è consigliere di Bussolero, scusami per la faccia storica. Abbiamo invitato Sandro Plano, che è sindaco di Susa, insomma lo conoscete, era stato sindaco di Susa, poi presidente della comunità montana della Val di Susa, adesso è nuovamente sindaco di Susa. E dico una cosa che dalle nostre parti vi potrà sembrare uno simbolo, ma che in Val Susa non lo è: Sandro è del Partito Democratico, e mentre qua da noi... No, non lo dico tanto forte, ma lo spiego. Mentre qua da noi dire col sindaco del Partito Democratico significa dire che allora è schierato per forza dalla parte di chi vuole devastare la nostra terra, invece Sandro è proprio la dimostrazione che si può essere anomalia e si può stare, insomma, dalla parte giusta. E poi abbiamo il nostro senatore Notav, diventato famoso per aver quasi preso una manganellata il 5 aprile alla manifestazione di Arquata, Marco Scibona, senatore valsusino del Movimento 5 Stelle, che conoscete. Noi con loro vogliamo proprio approfondire questo, vogliamo approfondire quella che il Movimento Notav chiama tante volte le barricate di carta, ossia tutto ciò che da un punto di vista normativo si può mettere in campo per continuare a essere amministratori pubblici e soprattutto per non digerire per forza l'imposizione di una grande opera sul proprio territorio. Concludo dicendovi questo. Un'esperienza come quella di Sandro Plano dell'amministrazione comunale di Susa dà talmente fastidio che io penso, non casualmente, dopo la rielezione di Sandro sindaco di Susa, questi cominciano a discutere sul fatto che forse i cantieri del TAV in Val di Susa non li vogliono più aprire a Susa,
perché hanno paura sia dell'amministrazione contraria sia naturalmente della capacità di mobilitazione del movimento, e si stanno inventando questa roba che forse scavano direttamente tutto da Chiomonte. Poi non sappiamo se è la classica propaganda, non sappiamo se questa roba qua, insomma, è una cosa concreta, però noi crediamo che la dica lunga sul fatto che non vogliamo sentire tu dire da nessun amministratore comunale che non è possibile fare nulla per opporsi al Terzo Valico. Chi dice questo è semplicemente complice. La parola a Mattarello. Grazie, buonasera a tutti e vi ringrazio per l'invito, perché è un'occasione importante anche per dire alcune cose su questo difficile rapporto tra i problemi del territorio e le amministrazioni comunali. Dico questo perché il ruolo dell'amministratore comunale, e io non voglio criticare i miei colleghi locali, perché immagino che facciano parte di una tradizione che non è la nostra. La Valle di Susa è una tradizione antichissima di opposizione da Barbarossa, Napoleone, tutta una serie di personaggi che ci attraversavano, quindi siamo anche culturalmente attrezzati a rompere le scatole. Ma credo che la questione della Valle di Susa vada analizzata in un caso a sé, nel senso che con tutte le infrastrutture che ci hanno propinato, gli amministratori e la gente ha acquisito del potere di critica, diciamo non condizionata da interessi di partito o da interessi e degli interessi economici. Poi ci sono anche questi, perché tutto il mondo è paese, però in effetti si è maturata nel tempo questo rapporto fra movimenti tecnici e amministratori che, dobbiamo anche dirlo, ha attraversato e sta attraversando anche momenti di grossa contrapposizione, perché, e questo lo dico a difesa dei miei colleghi locali, il ruolo dell'amministratore del sindaco è quello di ufficiale di governo che è tenuto a rispettare e a far rispettare le leggi. Quindi non possiamo impunemente dire, quando ci arriva un decreto del governo, ci opponiamo, che sarebbe come dire ci poniamo all'IMU, ci poniamo tutta una serie di tasse che ci vengono date. Quindi la difficoltà che abbiamo noi nell'opporci alle grandi opere è proprio questa, far rispettare, quindi essere per certe volte, per certe forme, anche ad esempio nei confronti dei cittadini, e capire i limiti ai quali noi dobbiamo sottostare per opporci a questo tipo di ragionamento. E in Valle di Susa è successo questo. Il movimento popolare, la gente che vede in modo palese che queste opere sono frutto di desideri di tangenti, di interessi delle grandi imprese, e vive sulla propria pelle questo tipo di ingiustizia, allora voi, come la nostra gente in Valle di Susa, si ricordano. Gli amministratori vanno molte volte a rimorchio, nel senso che sono tenuti a rappresentare gli interessi locali e quindi sono tenuti a rappresentare quelle che sono le istanze dei movimenti. In Valle di Susa questo è successo. Abbiamo fatto degli organismi tecnici per dire che la nostra protesta è fondata non su fantasie, ma su argomentazioni solide. Abbiamo costruito, o si è autonomamente costruito, non vogliamo prenderci dei meriti, uno strato di intellettuali anche che ha analizzato e analizza tutti i problemi sotto profilo scientifico. La commissione tecnica della nostra comunità, della nostra Unione Montana, è di assoluto livello, quindi certe volte mette in difficoltà chi viene a contare frottole sul nostro territorio. Quindi siamo su tre livelli: tecnico, amministrativo e del movimento. Siamo tre livelli assolutamente complementari, e diciamo sempre che se facciamo una deriva noi amministratori va a finire nel gabinetto del ministro, non nel gabinetto, se quindi le nostre barricate di carta hanno un valore relativo. Se facciamo delle derive stupide, nel senso che sono chiaramente ridicole, a maggior ragione non vengono prese in considerazione. Se c'è una deriva supportata da una forte adesione popolare, allora questa risonanza. Purtroppo dobbiamo dire che se facciamo manifestazioni come quella, l'ultima che abbiamo fatto, eravamo in migliaia, 24 sindaci in palco con la fascia tricolore, ha un significato politico importante.
se facciamo manifestazioni di questo tipo escono fuori dei trafiletti sui giornali, qualche commento alla televisione e finisce lì. Se succede qualcosa di diverso, allora arriva Sky, arriva mezzo mondo a cercare il discorso della sensazione. Allora non viene, ed è questa colpa dei mass media, la colpa di certi esponenti del governo che cercano di minimizzare la portata di questo movimento popolare. Allora, se i mass media non danno rilevanza a manifestazioni di questo genere, allora vuol dire che non vogliono portarla all'interesse nazionale. Avevamo riempito praticamente Piazza Castello, cosa che succede solo con Grillo e con qualche cantante, e questa manifestazione non ha avuto risposta. Abbiamo proposto nel palco una delibera, se andiamo al territorio, che dice quello che ha detto il nostro amico, di fronte a questa grossa crisi nazionale, noi cosa chiediamo? Chiediamo che i soldi del treno ad alta velocità, e qui non ripeto il solito mantra, sono opere inutili che non servono, che sono frutto di interessi molto particolari. Allora noi chiediamo che questi soldi vengano destinati alle scuole, prima di tutto, perché non possiamo tollerare che venga giù il soffitto sulla testa dei nostri ragazzi, non possiamo tollerare che i nostri fiumi, zonni, dove facciano le solite vittime, non possiamo tollerare che gli ospedali chiudano o che venga messo in secondo piano la sanità e l'assistenza. Diciamo questo e non c'è risonanza. Succede qualcosa, qualche manganellata, allora, ripeto, anche qui esce fuori il finimondo. Quindi quello che dobbiamo continuare a perfezionare noi è proprio questo rapporto, questo triplice rapporto fra la gente che ha, in questo termine, ribadiamo il fatto dell'onestà intellettuale. Non abbiamo interessi particolari, dobbiamo difendere il territorio e gli interessi della nostra popolazione, quindi uniamoci pur con sensibilità politiche diverse. In questo tavolo io sono iscritto al PD, siamo esponente del 5 Stelle, abbiamo gli stessi obiettivi. Abbiamo gli stessi obiettivi che naturalmente nel mio caso non coincidono con quelli del mio partito, ma democrazia è questo, cioè io mi ritengo di essere con i miei colleghi avvocato difensore del territorio e lo difendiamo all'oltranza, al di là di quello che può pensare il presidente Chiapparino, Fassino o Piccolo Bello. Quindi questo credo è quello che dobbiamo evidenziare. Un'altra questione, per cercare di rabbonirci, introducono l'elemento delle compensazioni, cose alle quali i sindaci sono sempre estremamente sensibili, perché se uno in queste chiavi di luna, io non so il bilancio di Arquata, ma so il bilancio di Susa, è devastante, dobbiamo recuperare migliaia di euro dai tagli che ci vengono fatti, allora siamo nella condizione, noi amministratori, di non di fare tagli, dalla Proloquo alle cantorie, tagliamo su tutto, abbiamo la sensazione di non poter uscire da questa stretta devastante, dobbiamo aumentare le tasse per pagare gli stipendi, allora arrivano in questo caso le sirene e viviamo delle compensazioni. Questo credo che sia un elemento anche forte del dibattito. Noi in Valle di Susa stiamo dicendo, noi non vogliamo compensazioni, vogliamo che vengano rispettati i nostri diritti, e i nostri diritti alla salute, al lavoro, all'abitazione, a tutto questo devono essere indipendenti dalla compensazione, sono cose assolutamente staccate ed è l'elemento sul quale noi batteremo prossimamente, perché ci stanno vendendo la chiusura di un ospedale come compensazione, cioè se fate i bravi non li chiudiamo l'ospedale, questo fino a poco tempo fa. Quindi questo lo dico sempre a scaricare la responsabilità di alcuni amministratori che si trovano in questa lo vivo anch'io, nel senso che sento dei miei cittadini la pressione sul fatto che non si può fare niente, la lusinga di alcune compensazioni e questa sensazione drammatica. Viviamo veramente un momento brutto, speriamo che ci siano dei segnali di ripresa, però il discorso delle case popolari, io adesso non so in questo territorio, ma da noi la gente che non ha lavoro, la gente che sta cercando casa, la gente che in qualche modo deve soddisfare i bisogni primari, è un elemento impellente. Quindi noi al governo chiediamo questo, prima di sputtanarci soldi su queste cavolate,
Allora pensiamo a quello che è veramente necessario e importante per i nostri cittadini e per le nostre case. E questo l'abbiamo puntualmente elencato. Io trasmetterò a voi questa delibera quadro che abbiamo fatto, che intendiamo portare poi probabilmente in autunno in una specie di forum dove inviteremo anche i vostri amministratori, dove ribadiremo con estrema chiarezza, guardate che le nostre priorità sono A, B, C, D e non sono Terzo Valico, non sono Nuova Ferrovia in Valle di Susa. Quindi è un ragionamento che intendiamo fare con assoluta serenità, ma questi elementi noi al governo vogliamo porli con chiarezza. Abbiamo chiesto un incontro con il primo ministro Matteo Renzi, abbiamo chiesto un incontro con il presidente Mattarella, naturalmente hanno preferito glissare e soprattutto hanno preferito glissare in questo momento in cui Calza, Lupi stanno dando un'ennesima pessima immagine della nostra Italia, facendoci passare di nuovo come una nazione corrotta. In effetti eravamo al terzo posto come le nazioni più corrotte del mondo, poi abbiamo pagato la commissione e siamo andati a finire il 19°. Quindi io vi auguro, cioè, probabilmente parteciperemo come rappresentanza dei comuni della vostra marcia, e vi auguro veramente di portare i vostri amministratori queste nostre discussioni, che non sono critiche ma sono discussioni assolutamente serene su quello che può essere il ruolo difficile dell'amministrazione locale su un tema complesso come questo. Grazie. Sindaco ovviamente, perché lui ha la responsabilità comunque di gestire un comune, gestire è responsabile anche sanitario oltretutto, suo malgrado, e quindi si trova spesso a dover gestire dei documenti, delle decisioni che gli calano dall'alto, perché tra capo e collo, e non ha neanche i mezzi per poterlo fare, e questo bisogna anche dirlo. Il mio è un ruolo, se vogliamo, più divertente, perché essendo in opposizione e a Roma posso fare il rompipalle di turno con quello che, come mi ha definito Lupi, il gatto attaccato ai maroni, e quindi quando posso vado e mi incuneo nelle riunioni del MIT, alle conferenze dei servizi e quant'altro, ma anche no, durante le manifestazioni telefonare al prefetto e dire ma cosa sta succedendo, serve sempre un occhio che è acceso, può sempre tornare utile. Quindi il mio ruolo è sicuramente di collegamento tra le amministrazioni locali e gli uffici, non se ne vogliono, della Mara, perché ormai è quello, è il governo e non c'è nient'altro da dire, e quindi nel momento in cui un'amministrazione locale o comunque delle incombenze, avvenimenti particolari succedono, cerco di intervenire per quanto posso, perché comunque ovviamente da minoranza non è che posso essere decisivo. Però diciamo che facevi riferimento prima alle telefonate intercettate, Borioli, eccetera, eccetera. Sono venuti e si sono premuniti molti colleghi senatori del PD di venire a dirmi: ah, ma guarda che quelle intercettazioni in Calza parlava di noi, non parlava del tuo ordine del giorno. Perché in effetti è così, parlavano dell'emendamento dell'ordine del giorno del PD per spostare una piccola parte delle compensazioni verso una risoluzione del dissesto idrogeologico. Quello che si dimenticano di dire è che appena prima io ho fatto un emendamento e un ordine del giorno che spostava tutti i soldi del Terzo Valico in modo tale che fossero messi davanti all'evidenza della questione, perché tu puoi fare quello che vuoi. Sicuramente, però devi essere cosciente delle tue scelte, e quindi se hai una zona, un territorio che è disastrato, a quel punto voglio vedere se vuoi ancora portare avanti un'opera insulsa o vuoi fare quello che devi fare per i cittadini per i quali tu sei stato eletto. E di conservenza, ovviamente, il mio ordine del giorno è stato bocciato senza neanche dirlo, non è un problema, però li ha costretti comunque a fare una mossa. E quella mossa
Sì, non mi è andata tanto su, diciamo, anche lì non c'erano grossi problemi perché era di facciata, però hanno dovuto farla. E diciamo che sono piccole soddisfazioni queste, però sono utili essere sempre lì, e non voglio dire che tutto questo scandalo sia saltato fuori perché ci siamo noi, ma anche perché ci siamo noi, perché nel momento in cui nelle stanze vanno avanti per la loro strada senza contraddare, loro possono nascondere tutto quello che vogliono, non devono neanche fargli passare i documenti. Invece se c'è qualcuno che ogni tanto gli va là e gli dice ma cosa stai facendo, perché questo, perché quello, qualcosa magari gli scappa e alla fine si hanno anche dei risultati, no? Adesso eravamo stati a fine ottobre a Novi Ligure per un incontro con il vice ministro Nencini, che bello bello fatto quanto aveva decantato la costi-benefici, ma ce l'ho sul mio tavolo, ho detto benissimo, se ce l'ha sul tavolo me la dia, visto che qua non ce n'è da nessuna parte. Beh, ci sono voluti 5 mesi e ho perso il conto delle mail, delle telefonate al ministero. C'era il collaboratore stretto del vice ministro, che ormai ci odiava perché tutte le volte riconosceva la voce prima ancora della presentazione, però alla fine dopo 5 mesi ci ha presentato un documento che voi avete visto ed è una roba senza senso, vecchio di 12 anni e con tutto quanto. Devo farvi un'anticipazione, quel documento lì l'ho girato anche al professor Conti, che si è fatto 4 risate allegre, questo coraggio poi. Bravo. E sono molto contento di farmi un'analisi costi-benefici. Cioè, nulla da dire, voglio dire che queste analisi lasciano il tempo che trovano. La battuta che ha fatto così, dopo 5 minuti che gli ho mandato la mail, è stata: ah beh, certo che se si fanno le analisi costi-benefici così, con pensate di traffico 14 volte sopra il valore possibile, si può fare direttamente un tunnel fino in Sardegna ed è comunque pagato. Questa è la sua battuta iniziale. Quindi ovviamente, ancora alla luce degli ultimi avvenimenti, è sicuramente doveroso fare una revisione totale delle analisi costi-benefici, ma in maniera terza e fattuale, perché fatte dalle persone che poi devono fare le opere e hanno interesse che queste siano fatte, non ha nessun senso. E quindi questa è sicuramente una prima parte che va fatta, e bisogna spingere a tutti i livelli, quindi questa è la sinergia che bisogna fare, dal movimento alle amministrazioni locali, alle opposizioni e se possibilmente anche alle maggioranze, chiedere che queste grandi opere vengano rivalutate, vengano analizzate fino al fondo e far vedere. Beh, poi magari, che ne sai, magari stiamo sbagliando noi, non è che basta farle l'analisi, cioè, cominciamo a farle seriamente, poi vediamo. E altra cosa è sempre nell'ambito di queste ultime vicende, anche per rivedere appunto questa fantomatica legge obiettivo, che a quanto pare, non lo dico io ma lo dicono gli esperti, è arrivata a concludersi nel 18% dei casi. Quindi non è che abbia avuto tutto questo grande, questa grande enfasi e questo sbloccare le grandi opere. Quindi più che sbloccare le opere, mi sembra che abbia sbloccato le tangenti, quindi bisogna comunque rivedere questo sistema. E sempre come diceva l'amico Plano, le piccole opere sono sicuramente la priorità. A proposito di piccole opere, si sempre nei confronti del dissesto idrologico, ultimamente c'è qualcuno che si sta arrovellando il cervello appunto per divincolarsi un po' da questa stretta, ma a quel punto, voglio dire, non puoi chiedere le compensazioni per far migliorare la viabilità del territorio che ha subito un'alluvione per far passare i camion. Se può, risolvi il problema per la popolazione, ma non certo per i cantieri, perché i cantieri avranno la loro vita se e quando. E infatti, cominciamo a stoppare le opere, mettiamo a posto la situazione di dissesto idrogeologico e poi vediamo, dopo aver fatto l'analisi costi-benefici, cosa si deve fare, se si deve fare. Non sto qua a raccontare a voi l'inutilità dell'opera del Terzo Valico, perché la conoscete meglio di me. Io la sono sentita dire dagli svizzeri, quindi immaginatevelo un po', perché sappiamo bene che gli svizzeri hanno investito
nella ferrovia al di qua, appena al di qua del confine svizzero, ma perché hanno in mente l'utilizzo della passante nord-sud, ma nord-sud, e arriva fino al massimo a Milano, dove poi viene colonizzato questo fantomatico traffico, sicuramente non deve arrivare a Genova, perché non ha nessun senso. Quindi ribadisco, se gli amministratori locali prendessero con coraggio una posizione, il mio appoggio c'è sicuramente, come c'è in Val Susa, e dove ci sarà ovunque ci sarà il bisogno. Io provo a aggiungere un paio di elementi di ragionamento. Penso che molto sia stato detto diciamo sull'aspetto tecnico, e molte cose le conoscete anche voi, le chiedete quotidianamente ai vostri amministratori, quindi una presenza attorno ai cantieri, di indagine, di inchiesta, di controllo. Io volevo aggiungere un qualcosina sull'aspetto politico, sull'importanza che una comunità ha nello stare unita di fronte ad un grande problema. E una comunità non può essere comunità oggi nel nostro paese se non è in grado di coinvolgere tutti gli aspetti e tutte le componenti che l'attraversano, una delle quali sono sicuramente gli amministratori locali, che ridevamo prima venendo giù in macchina, ormai sono in grado di risolvere probabilmente neanche un 10% dei problemi della nostra vita quotidiana. Tutto il resto diciamo le persone lo risolvono ormai da sole, purtroppo, perché la situazione del nostro paese la conosciamo, quindi dalla scuola, dalla sanità, al lavoro, gli amministratori locali escono dal comune piuttosto che dagli uffici e prendono punti dalle persone, perché loro sì che la crisi la risolvono tutti i giorni, no? Quindi le cose che noi diciamo e chiediamo in alternativa alle grandi opere comunque sono cose che le persone in ogni caso cercano di raggiungere, ed è quello che più o meno spieghiamo per la nostra vita. Ma torno all'importanza comunque di una comunità, del fatto che una comunità sia unita, del fatto che non si creino crepe, e del fatto appunto di riuscire a coinvolgere, obbligare anche degli amministratori che magari per loro indole, la loro natura, il loro percorso politico o storia personale non, magari non hanno mai partecipato a vicende di questo tipo, non hanno mai incontrato un problema così grande. Anche da noi è successo, non è che tutti sono nati nelle manifestazioni o si sono avvicinati alle manifestazioni con così grande naturalezza. Con un dialogo, con una pressione, con un dibattito anche acceso, si è arrivati ad ottenere risultati di questo tipo, che sono quelli gli unici possibili che possono provare a bloccare una grande opera, impedire veramente una grande opera, cioè porre almeno le persone a contrasto di quello che è tutto quello che raccontava Claudio prima, cioè ormai ministeri, enti completi, alti di governo, non solo, fino ormai ad arrivare alle regioni, alle città metropolitane, che non solo sono coinvolti nella corruzione, ma sono loro stessi il volano della corruzione. Quando si arriva nel nostro paese a addirittura avere parti della cultura, del cinema, che ci descrivono questi passaggi qua, come la mafia non sia più la mafia ma sia all'interno, quindi la corruzione, il malaffare, il crimine, siano il governo stesso, perché ormai la situazione è questa, è compromesso veramente tutto nel nostro paese, quello che è l'alto livello, il livello di governo, il livello economico, di controllo della ricchezza nel nostro paese. Non penso di essere un analista economico, ma basta guardarsi attorno e vedere in che situazione siamo per rendersi conto che obiettivamente qualcosa non funziona, e c'è qualcosa di grosso che non funziona. La statistica sul fatto che siamo il terzo paese più corrotto del mondo è un indicatore, ma veramente anche un bambino capisce che c'è qualcosa che non va. Quando c'è il lusso sfrenato a fianco a una povertà assoluta, questo deve essere per noi diciamo il metro, la misura o comunque la linea che ci guida. Quindi l'importanza di essere uniti penso che sia l'unica soluzione a queste vertenze, cioè l'essere tutti quanti compatti ad essere un freno, perché se non lo si è si creano delle crepe
attraverso cui chi vuole speculare, chi vuole comunque continuare questo percorso di accumulazione di ricchezza sulle spalle delle persone, trova strada. E quindi è proprio questa crepa qua che va evitata e va creato un muro di onestà chiaro tra chi comunque lavora insieme alle persone e chi lavora contro le persone. Fino ad arrivare anche a dei cambiamenti drastici. Da noi è successo più di una volta che ci fossero dei sindaci nella nostra storia che avevano preso delle strade, non dico scivolose, ma criminali, perché siamo arrivati al punto di avere sindaci che erano contenti di svendere una porzione del territorio in favore di compensazioni, promesse o altro. Attraverso le elezioni, attraverso, penso, grazie soprattutto alla vita quotidiana che c'è nei paesi, paesi piccoli e simili ai vostri, queste persone sono state espulse, espulse dalla vita pubblica, espulse con un confronto, scontro, dialogo, dibattito appunto quotidiano, perché poi queste persone venivano ogni giorno stimolate su questi argomenti qua, attaccate, dovevano comunque rispondere delle scelte che facevano. Non mi ricordo di nessun caso di, non è mai uno schiavo rispetto a me, un sindaco, un amministratore che aveva preso compensazione, semplicemente non c'è mai stato una, diciamo, non si è mai degenerato in questo, non si è mai sbagliato l'obiettivo. Semplicemente però queste persone sono state allontanate dalla vita politica ed è compito nostro creare proprio questo muro, compito delle persone che si muovono, creare un muro, un limite tra chi si muove in onestà per le persone e magari anche sbaglia alcune volte e chi invece con metodo lavora e aiuta ha un'idea di società che è assolutamente diversa dalla nostra. Quindi per pochi e non per molti, no? Chi pensa che sia giusto costruire una grande opera in una crisi economica di questo tipo come quella che attraversa il nostro paese, e chi invece come noi pensa che ci siano altre priorità, una tra le tutte è l'uguaglianza. Di fronte a delle grandi disuguaglianze non si può sicuramente rimanere a guardare, tanto più un amministratore pubblico deve comunque prendere parte al territorio in cui vive, alla società, a tutto quello che gli si muove. Sono le stesse persone che lo hanno delegato, che comunque lo hanno sostenuto a chiederglielo, lo hanno messo lì per quello, per difendere e tutelare i loro interessi, i loro diritti. Chi altro se non lui lo potrebbe fare? Quindi ancora prima di capire se può fare delle cose reali o meno, io penso che le deve fare, e però sono le persone che lo devono stimolare e capire se è una persona onesta che appunto non ha avuto il coraggio, la capacità di esporsi, o se è una persona disonesta. Allora a quel punto vanno presi dei provvedimenti, e vanno presi in modo drastico e chiaro, no? Come lo si fa con un ministro come Lupi, che penso tutto l'Italia voglia le sue dimissioni, finché il governo ha dovuto cedere e comunque espellerlo, allontanarlo. Lo stesso dobbiamo fare noi anche nel piccolo, la corruzione è ovunque e comunque le persone disoneste sono ovunque, quindi sta a noi allontanarci e allontanarlo, quindi fargli capire che c'è un'altra strada, un'altra prospettiva. In più poi penso che un amministratore può fare qualsiasi cosa, nel senso che non è che né è unto dal Signore, né ha le manette o ha dei limiti o le gambe tagliate. Io sono stato insieme a voi in tutte le mobilitazioni e penso che sia una cosa giusta, penso che debba farlo, ognuno con le proprie sensibilità, con la propria storia personale. Io seguivo le mobilitazioni, le ho viste crescere prima e continuo a farlo oggi, non è che poi ci sono dei limiti, allora uno non lo può fare, Marco anche, insomma, anche Sandro, insomma, ha avuto tutti i cortei, tant'è che l'ultimo corteo di Torino non era la dimostrazione, non è che uno va con la fascia tricolore solo a tagliare il nastro di una grande opera, si può anche fare il contrario, non cade un fulmine, non succede niente. Anche parecchi amministratori in sala, se vogliono anche loro prendere la parola, ovviamente. Prego. Ciao, io sono Monica Manfredini, sono consigliere di minoranza. Sono consigliere di minoranza di un comune che ha votato una delibera
dove si dichiaravano TAV perché spinto dalla minoranza. In realtà poi quello che non si riesce bene a capire è che questo sindaco, pur continuando il consiglio comunale a dire che approva la delibera, messo di fronte alle cose, dice sempre che comunque c'è questa legge obiettivo, che non può fare niente e che di fatto addirittura è arrivato al punto di negare degli spazi pubblici al movimento TAV per incontrarsi, quindi proprio da un estremo a un altro. Volevo sapere se effettivamente è così, cioè effettivamente lui di fronte, non so, alla richiesta di autorizzazione ad esempio a Pozzolo di un pozzo che preleverà 45 litri al secondo di acqua, o di fronte a una cava che è grande quanto tutto il nostro centro storico, perché tutto lo smarino verrà portato da noi. Effettivamente lui, se non ci sono, se non riesce a dimostrare tecnicamente che queste opere non vanno fatte, deve dare per forza parere positivo, oppure, cioè, qual è il suo ruolo alla fine in questo ambito, anche in conferenza dei servizi, eccetera? Ma questo è proprio il grosso tema, nel senso che noi siamo tenuti in parola, noi amministratori dobbiamo rispettare la legge, quindi se ci sono delle indicazioni nette, precise, la richiesta di un'autorizzazione che non va contro la normativa urbanistica e ambientale, noi dobbiamo rilasciare il provvedimento. Questo è un dato di fatto. L'aspetto politico importante, e qui entra dentro il concetto che permeava Francesco, è l'atteggiamento che ha un amministratore nei confronti di chi gli propone di passare. Allora, in questo caso l'atteggiamento che si esprime nelle conferenze dei servizi, nelle delibere, nelle mozioni, negli ordini del giorno, può essere di netta contrarietà, se lo ritiene contrario agli interessi locali. E su questo noi, ripeto, parlo della Valle di Susa, abbiamo fatto ricorsi, abbiamo fatto interpellanze, cioè tutto quanto, le famose barricate di carta sono chili di carta, di osservazioni tecniche, di mozioni all'Europa, cioè l'atteggiamento è di opposizione politica. I compiti amministrativi, a parte il fatto che non c'è concessione edilizia, i permessi di costruire non li firma neanche più sindaco, sono una prerogativa dei tecnici, allora tutto quello che è dovuto, quindi certe volte abbiamo lo scontro col movimento su questo, nel senso che generalmente chi vive in prima persona queste tensioni vorrebbe dagli amministratori un ruolo anche più aggressivo, però noi, ripeto, scegliendo di far parte dell'amministrazione accettiamo le regole dello Stato. Lo Stato non ci impedisce di manifestare contro. Spero di aver risposto alla tua domanda. Sì, sarebbe interessante dal lato mio, no, di amministratore in minoranza, riuscire a capire tutte le azioni che io posso mettere in campo per metterli a nudo, nel senso che se effettivamente lui ritiene che è contrario all'opera, si comporti in quel modo. Torniamo al discorso dell'onestà. Se invece è solo una bandiera che si mette perché gli fa comodo per poter star seduto nel ruolo che ha, riuscirà a portarlo allo scoperto, non è così facile. E poi magari il consiglio comunale si vede il suo atteggiamento, perché uno può fingere mezz'ora, ma quando magari un consiglio dura 5 euro è un po' più complicato. Grazie. Cosa può fare un consigliere di minoranza? Poco e molto, no? E rilasciando quello che diceva Bruno prima, ci sono degli ordini che un sindaco ha, ma poi dipende sempre da come si agisce, perché da noi si dice al fast morì, no? Prima di concederti determinate cose, e credo che da voi questo modus operandi sia adottato, no? Si percorrono tutte le strade, si vanno a verificare tutte le cose, si cerca di metterne tutti i paletti possibili che si possono fare. Da consigliere di minoranza, specialmente da noi, dove è diverso dalla Valsusa, no? Perché da noi è impensabile avere 24 sindaci che salgono su un palco con una fascia tricolore a dire noi in terzo palco non lo vogliamo, perché a grandi parole ti dicono tutti di essere costretti a subirlo per la legge.
Poi noi quotidianamente ci scontriamo contro quello che è un muro di gomma, dove ti raccontano tante belle cose o quando ti dicono qualcosa, perché nella gran parte delle cose, delle occasioni, c'è silenzio. Silenzio sperando che nessuno scopra niente, se nessuno venga niente, si autorizza qualsiasi cosa. E compito nostro invece è andare a cercare di mettere qualche crepa qua e là con questo muro e mettere soprattutto la gente di fronte alle proprie responsabilità, perché non è più accettabile che ci vengano a raccontare delle frottole per giustificare qualsiasi cosa. Vi cito un esempio. Recentemente, pochi lo sanno, è uscita una notizia, è stato firmato un accordo fra il consorzio che gestisce le discariche e un intermediario di Cocil per conferire 30.000 tonnellate di terra da scavo provenienti da Serra Valle di Barna dai lavori del Terzo Valico nelle discariche di Nove Crotone, probabilmente nessuno. Non lo sa nessuno, perché l'altra sera io ho chiesto a due consiglieri comunali di maggioranza di Novi Ligure se erano informati di questo e loro stessi sono tenuti all'oscuro di queste cose qui. Questo è come vengono fatte le cose oggi. E al di là, poi si entrerà nel merito più o meno nei prossimi giorni su questa questione. Però, capite, è un compito difficile. Cosa può fare anche un consigliere? Io credo che, dal mio punto di vista, mi è capitato di contattare i vigili e di richiedere determinati interventi, ottenendo anche che venissero sanzionati dei mezzi. Sono, direte, misere soddisfazioni. Però, intanto, cerchiamo di fare tutto quello che sia possibile e che ci è permesso fare per fare un'opposizione sia istituzionale, ma anche perché non si può consentire a questa gente di adottare, continuare a adottare nonostante tutto quello che è stato che è uscito nelle ultime settimane, questo modus operandi della completa impunità, ovvero di essere convinti di poter fare sempre e comunque quello che si vuole nel silenzio della gente, grazie anche agli amministratori compiacenti che non dicono niente, tacciono, e non ora quando non raccontano vari cittadini, perché sono sempre pronti a inventarsi una bella frase che giustifica un comportamento. Questo è quello che dobbiamo fare ed è quello che continueremo a fare dal mio punto di vista, ma io vedo che ci è ben possibile come a noi. Ci sarà Monica Pozzolo, ci saranno tante altre persone, Servale, e su questa cosa qui il simbolo politico non conta, perché è l'unico simbolo che abbiamo, quello. Ok, allora per disciplinare un attimo gli interventi, visto abbiamo iniziato con le sindaci, senatori, amministratori comunali, andrei avanti con gli amministratori comunali e tanto per evitare poi le problematiche che capitano, visto che siamo diciamo, gli amministratori dei nostri paesi anche vicini per una questione di ospitalità che mi sembra corretta. Poi direi di Arpatesi, perché siamo da qua, e quindi sarebbe gradito che gli Arpatesi che avessero qualcosa da dire e parlare, la loro voce ci a sentirla. Allargheremo poi ai comitati, quindi le persone dei comitati che vedo che ci sono sia da Genova fino ad Alessandria, e poi il microfono che vuole intervenire. Quindi intanto per avere un po' di ordine negli interventi. Quindi andrei avanti, io non tutti gli amministratori della zona li conosco, quindi se c'è qualche altro amministratore è benvenuto e può prendere la parola. Danilo, consigliere di Tortona. Ciao Rami, intanto fa piacere vederti qui, anche il delitto. Niente, io non ho da aggiungere nulla di più di quello che ha detto il mio collega Fabrizio Cardinovi. Io sono consigliere comunale di Tortona, sempre della parte di Fibona e quindi dei cittadini. Ma è vero quello che ha detto Fabrizio, no? Qui il simbolo è quello, molti sanno che in questo simbolo ci sono sempre stato e continuo
ad andare avanti a difendere questa causa. È anche uno dei motivi per cui noi siamo lì, Claudio, tu lo sai, no? C'è la democrazia diretta, la democrazia delle manifestazioni, poi c'è bisogno che qualcuno dentro, come fa Cibuona, come fa Fabrizio, come facciamo tutti, sia lì a controllare, a pungolare e a chiedere sempre conto. Io sono fortunato e assicuro che è una situazione veramente disastrosa. Gli ultimi eventi nella cava di Castello Ormellino ne sono, direi, la dimostrazione più evidente, una cosa che viene discussa al Consiglio Comunale perché la portiamo noi, altrimenti se ne sente dire sui giornali. E quando Fabrizio parlava del silenzio assordante di queste amministrazioni che sono compiacenti con l'opera, io lo ripeto tutte le volte, quasi tutte le volte che vado in Consiglio Comunale, a Tortona il comitato Notav Terzo Valico ha fatto una petizione di 1800 firme, io continuo a insistere perché il minimo è che si dia una risposta, si assumono la responsabilità di quello che dicono, se è una risposta negativa, ma ci sono delle domande precise a cui le amministrazioni devono rispondere. Io più di questo non voglio dire. Una sola cosa che credo sia importante: su di me, su di noi potete contare per tutto ciò che avete bisogno per questa battaglia che condividiamo ancora prima di essere stati eletti. Grazie molto. Tesi? Anche il prossimo. Beh, se non sono Arcotesi faccio io Arcotesi. Alberto, okay. Dunque, io mi permetto di fare una specie di giochino col sindaco, nel senso che andiamo a un sindaco qua e portare un po' l'attenzione a quello che è il progetto del Terzo Valico per quanto riguarda la quarta e le lamentele che si sente delle persone che sono residenti, perché il primo impatto che ce l'hanno sono soprattutto i residenti più vicini. Okay. Il primo impatto ce l'hanno i residenti della zona vicino ai cantieri. Noi abbiamo notato ad esempio qua dal quarta che c'è una tratta che doveva essere rifatta di strada da progetto. Dovevano prima allargarla per raggiungere il cantiere e poi in teoria andare al cantiere. Non l'hanno fatto, sono passati 2 anni. Su questa tratta c'è una cosa simpatica, c'è un divieto di limite 5 tonnellate. Ci passano i bilici. Io sono un cittadino e vengo da lei, sindaco. Passano i bilici, che sono più pesanti di 5 tonnellate. È corretto? Non si può fare? Non si può fare. Conseguenza, sappiamo che non si può fare, noi vediamo passare comunque i bilici, diciamo boh, non si può fare, contenti tutti e passano. Chi è che ha ragione, cosa si fa? Si mandano i bilici, però sembra che non ci vadano tanto. Cosa può fare il sindaco? Do il microfono, poi magari vado avanti con gli interrogativi, poi facciamo... Cambio la mandato dei bilici. Sentendo così, sempre per sentito dire, sembrerebbe che nel corso di 2 anni queste cose che succedono praticamente quotidianamente hanno portato a 2 verbali. Sembrerebbero un po' pochi, oltre al fatto di infangare le strade, e credo che le strade dovrebbero, cioè in mezzo vicino al cantiere, dovrebbero uscire tendenzialmente pulito, non arrecare ulteriore danno. Oltre alle buche, quindi è una situazione penso invivibile per un certo. Altra considerazione, è possibile che un sindaco non sappia cosa passa sui camion che portano lo svarino e che vanno a conferire in discariche prossime al suo paese o comunque sia anche eventualmente in alcuni casi dentro al suo paese? Cioè non si pone il problema, sappiamo che prima o poi c'è il rischio che ci sia l'amianto nello svarino che viene conferito, perché non abbiamo fatto una cosa? Abbiamo visto che portavano lo smarino al campo Piaggio, che è un'area dove dovrà sorgere un campo base. E abbiamo chiesto all'ARPA, cosa che probabilmente.
probabilmente forse poteva fare con il sindaco, l'amministratore, chiedere all'arma cosa è successo. Abbiamo chiesto se sapevano il contenuto di quello smalino. La risposta è stata, dal Polamianto, che non gli hanno mandato i campioni. Ed è una cosa strana, tutti i campioni forse potete anche andarvene a prendere. Ma soprattutto le chiedevamo cosa usciva dallo scavo, non è che necessariamente andare a vedere cosa che c'era lì. E abbiamo scoperto un'altra cosa simpatica, che questo submarino hanno cominciato a conferirlo a settembre 2014 e loro hanno fatto una visita congiunta ad agosto 2014, quindi non ci hanno più citato la fonte fino a marzo da agosto 2014. Cosa è successo praticamente? Da agosto 2014 i famosi controlli dell'ARPA che ci dicevano che vigileremo, controlleremo, non sono stati praticamente più fatti. O meglio, di farlo in un modo, che adesso non è più che altro per non sbagliare quello che abbiamo scritto, ed è interessante e simpatico anche per gli arpatesi leggerlo. Il Polo Amianto, che ci ha risposto il Polo Amianto, quello che si doveva preoccupare, scrive: il Polo Amianto è una struttura geologica e di sesto, monitorano regolarmente sul sito FTP. Preciso, per chi non lo sa, il sito FTP praticamente è un particolare protocollo di sito internet, quindi controllano sul sito internet, mettiamola così. Monitorano regolarmente sul sito FTP i rilievi pittorici del fronte di scavo della finestra castagnola realizzati dal proponente. Al momento non è stata riscontrata la presenza di rocce potenzialmente cancerogene. Loro guardano i rilievi pittorici, nella migliore delle ipotesi una foto, nella peggiore i disegnini. Perché rilievo pittorico, consultandoci anche con i tecnici che sono geologi, non lo sente nessuno. Ora, una cosa del genere che ha acquisito un semplice cittadino facendo la richiesta all'ARPA, era nelle corde di un amministratore, di un sindaco farla? E se fosse, che conseguenze dovrebbe prendere per il materiale che viene conferito di cui non conosce la natura sul suo territorio? Grazie. Ancora una cosa, mi approfitto così, ma è un modo per interrompere con lei, ma per far sapere alcune cose anche a loro. C'è anche ancora un altro problema. Sembra che adesso a Voltale, a Sottovalle, c'è un acquedotto gestito in consorzio e sembrerebbe che abbia l'intenzione di fare delle trivellazioni esplorative in corrispondenza delle sorgenti. Qual è il rischio di perforare una sorgente? Ci risulta che è lo stesso procedimento di perforazione, perché per andare in profondità bisogna lubrificare, il chimico e quindi potrebbe portare inquinamenti nella falda. Inquinare la falda d'acqua vuol dire inquinare l'acqua che vengono per le persone. Anche in quel caso lì c'è qualcosa nelle corde di un sindaco per porre delle prescrizioni, ostacoli o qualcosa? Mi scuso innanzitutto per averla aggredita, ma non è sicuramente con lei che ce l'abbiamo. Grazie. Non sarai con me, ma mi fai delle domande. Non sono in grado di dare delle risposte sensate, perché non conosco il problema, non conosco la storia, non so cosa c'è dietro tutte queste comunicazioni dell'ARPA. Una cosa posso dire di sicuro, che se c'è un ponte che non ha l'agibilità per i bilici, allora dovrebbe essere responsabilità del comandante dei bilici di mettere un divieto di transito e farlo rispettare, perché qualcuno si può far male, questo credo che sia uno dei doveri. Per il resto, il piano cave, il piano di scariche dovrebbe, adesso non posso francamente, non conoscendo tutto l'iter organizzativo, dire perché, se come dovrebbe essere, dovrebbe essere consegnato in comune una relazione dettagliata sul materiale da conferire, la quantità, la tipologia, la provenienza, dovrebbe essere verificata puntualmente da parte dell'ARPA la rispondenza fra il piano di scarica e quanto sta succedendo, quindi francamente non so neanche quello che rispondere. E non voglio neanche dire cose che magari sono fatte. No, va bene. Valsusa l'ARPA era pagata da Cocib. Anche in Valsusa l'ARPA era pagata da Cocib. Quale DF sarà? No, l'ARPA è andata male. Però in comune a Pozzolo, penso che chi era lì può confermarlo, è stato detto che praticamente
Chi farà i controlli sarà chi farà i controlli sull'amianto sarà direttamente un dipendente di COCIP e che comunque le analisi che farà ARPA saranno pagate da COCIP. Questo... Sì, l'ARPA appunto deve fare le analisi, visto che hanno un costo, tipo io incarico un medico che deve fare, ma l'ARPA dovrebbe essere l'ARPA è un organismo regionale, dovrebbe essere dalla parte del cittadino. Lo è, diciamo, comunque in effetti l'ARPA deve avere questa funzione di controllo, è a nostro sistema, non è a sistema del paese. Oltretutto sì, almeno per quel che riguarda il cantiere della Maddalena a Chiomonte ci sono due serie di sensori nella fattispecie per rilevazione polvere e quant'altro. Una serie è di LTF e una serie è di controllo dell'ARPA. Poi spetta direttamente a LTF inviare, anzi il sito dove vengono visualizzati dovrebbe essere direttamente degli LTF e ARPA va a vedere le due centraline, però comunque quelli sono protocolli che vengono sottoscritti, quindi ci sono degli accordi pre-lavori dove vengono specificate tutte queste cose, anche che cosa va a essere monitorato, in che quantità, frequenza e quant'altro. Quindi tutto sta a vedere cosa c'è pre. Poi noi sappiamo che anche su queste cose qui non esiste poi, perché per noi prescrizioni del CIPE dicevano una serie di prescrizioni da fare che poi in effetti non sono state fatte, non sono state eseguite e ancora adesso, la notizia di oggi o di ieri, c'è il nuovo soggetto che va a interagire con la VAS, la valutazione di impatto sanitario, adesso, quando tu dovresti fare un'analisi pre e poi durante vedere la differenza se vuoi avere una valutazione dell'impatto seria, ma farlo adesso oggi e per oggi non ha nessun senso. Quindi voglio dire, anche su queste cose qui bisogna che tutti riescano in qualche modo a fare pressione affinché tutte le prescrizioni prodotte vengano poi effettivamente portate avanti, se no sulla carta non serve. Forse la questione in questi sensi, l'ARPA, la strumentazione deve essere pagata dall'impresa e l'ARPA deve avere il controllo su questa strumentazione, perché non possiamo per non si può per ogni tipo di discarica addossare all'ARPA il costo viene riversato sull'impresa e la gestione dei dati dovrebbe essere a cura dell'ARPA. Questo è il destino. Però ARPA sì. Se ARPA fa propri questi esami fatti dal COCIR, i tabuoni, li deve convalidare pubblicandoli sul sito. Deve esporsi l'ARPA e dire questi prelievi, questi controlli fatti dal COCIR e saltuariamente controllati anche da me, per dire l'ARPA, sono questi. Noi li diamo buoni. Cioè l'ARPA deve responsabilizzarsi, perché attualmente risulta come se il COCIR, cioè il privato, facesse dei prelievi per i fatti suoi, perché non compaiono da nessuna parte. È questo che manca. L'ARPA sul sito web, sul sito dell'ARPA ufficialmente, invece di mettere tante parole abbiamo fatto 30 prelievi, siamo andati, invece di mettere queste cose che sono semplicemente per autocaricarsi, dovrebbe mettere semplicemente i valori riportati da queste analisi. Se però i protocolli prescritti prima non lo prevedono, lo possono fare con lavoro, ma non sono obbligati a farlo. Però se io so che l'ARPA mi fa questi controlli, voglio sapere questi controlli dell'ARPA, cioè una trasparenza, deve pubblicarli. Io farei così. Se no non ha significato, cioè il cittadino crede nell'istituzione ARPA, che non esiste, fa parte di un'italietta che non ha invenzi. Quello che voglio dire, chi era lì al momento della sottoscrizione delle questioni doveva dire, però io voglio che questa cosa qui sia pubblica. Sì, ma dobbiamo chiederla anche noi. Sì. Dobbiamo chiederla anche noi, perché l'ARPA sembra che potrebbe pubblicarla. Dovremmo chiedere noi all'ARPA, visto che tu dai buoni questi valori, pubblicali e falli buoni, quindi. Perché noi non dobbiamo far sentire il COCIR, dobbiamo sentire l'ARPA, l'istituzione che tutela i cittadini e l'ARPA, non il COCIR. Ma quello che dicevo prima. Ma deve avvenire, perché la doppia serie di sensori? Proprio perché
l'ARPA ha i suoi che sono tarati, dice i miei sono buoni, tu mettiti i tuoi e poi vediamo la differenza. Diciamo che il motivo principale è che l'ARPA non ha personale, come tutte le strutture pubbliche italiane non ha personale, cioè ci sono di forma ma poi non funzionano le istituzioni italiane. Quindi non avendo il personale per fare questi prelievi, non potendo fare le verifiche, perché questa è l'Italietta nostra, cosa fa? Delega, la fa fare gli altri. Quindi è un'istituzione che non funziona, l'ARPA, come tutte le istituzioni italiane, che sono solo pro forma e i cittadini credono, vanno a dormire e dicono perché c'è la tale istituzione. Non c'è la tale istituzione, perché non ha i mezzi proprio, non ha il personale. Cioè il controllore e il controllato stanno nella stessa figura. Questa è la cosa che non può funzionare. Dentro TNT, che è la nuova LPF, c'è Signorini, che è il sostituto di incalza. Quindi il controllore controllato è sempre così. Finché glielo lasciamo fare, loro lo faranno. Bisogna obbligare le istituzioni a esporsi, ad assumersi la responsabilità. Essere loro, quindi capire. Cosa che non esiste ancora qui. Volevo chiedere una domanda al senatore, poi chiudo. Avevo sentito a gennaio del 2014, se non sbaglio, di un disegno di legge che istituiva una commissione parlamentare di inchiesta su chi avesse autorizzato, dato via alla TAV, nonostante non si fosse verificato questo aumento del trasporto delle merci. E questo che non c'era, cioè non era prevedibile questo aumento di trasporto delle merci, lo aveva detto anche la Corte dei Conti francese e l'ufficio medico dei trasporti. Quindi invece in Italia hanno detto che ci sarebbe stato questo aumento e infatti poi non si è mai verificato. Questa commissione d'inchiesta parlamentare doveva indagare su chi avesse scritto questa stupidaggine, no? Che poi ha dato il via al TAV. Chiedevo al senatore, questa commissione d'inchiesta, questo disegno parlamentare, che fine ha fatto? Il riferimento è a un mio disegno di legge del Senato, mentre ce n'è un altro alla Camera. E ovviamente sto combattendo perché questa cosa va avanti, però non è che si riesce a fare tutto. Quindi al momento è passata a una disamina veloce in commissione e l'avrebbero bloccata e bocciata lì, all'unanimità praticamente. Io sto cercando di muovermi sotto traccia per riuscire a farla passare in qualche maniera, anche se devo dire non è che ho tante speranze, ma no, cioè se parte va bene, riusciamo a tirar fuori qualcosina, però c'è talmente tanta pauta lì dentro che voglio dire, si può dire pauta, non è quindi sì, ci stiamo lavorando. Torno anche io ancora una cosa, visto un po' più o meno quello che è stato detto, riuscite a darci un suggerimento invece della gerarchia a chi fare le domande, perché si verifica anche il muro di gomma a volte, quindi ci si rivolge per esempio all'ARPA con educazione istituzionale, però mandano poi scivolare, no? Cioè nel senso pian piano va bene, sì, abbiamo guardato, grazie alla collaborazione e tutto, e capitano che alcune cose palesi ti si accorge che non ti rispondono, o fa finta di non rispondere, o di non essersene accorto, di non aver visto. A quel punto lì, se un cittadino si ritiene scoperto dall'ARPA, nel senso che per quello per cui è stata convocata, invocato il suo intervento, non c'è, a chi è che può rivolgersi? Faccio un esempio concreto, così mi faccio divertire anche qualcuno. Torniamo sopra il campo base di Arquata, che è una vecchia proprietà di RFI, tra l'altro. Proprietà di RFI, quindi c'erano gli scali merci vecchi. Uno di questi scali è un binario che non hanno mai cambiato, sembrerebbe vedendo da lontano, le traversine, sono però le traversine in legno, materiale impregnato di cherosoto, materiale cancerogeno, coperte progressivamente da circa 70 cm di sfarino e poi gettate di cemento. Tutto documentato con foto, mandato all'ARPA, non ci hanno risposto su questo. Abbiamo fatto anche presente, ma a Vercelli in stazione l'hanno fatto, hanno controllato, c'erano le traversine
Tegheria, hanno sequestrato il cantiere e hanno fatto fare prima la bonifica e poi ripartendo i lavori. Qua sul particolare nessuno c'entra niente, nonostante le foto informalmente sembra che non siano state viste. Cioè, qualcuno ha provato a contattare, a chiedere, sembrerebbe che non siano state riscontrate. Allora, qui finisce così la storia, nel senso il rapporto che esiste in Italia tra cittadino e istituzione. Io segnalo una cosa, ti faccio vedere con una foto che c'è un problema, mi dici no, non me ne sono accorto, non l'ho visto, o meglio non ti rispondo, così non ti dico né sì né no, fine. O c'è qualcun altro che può intervenire, ora non so se può essere il sindaco in quanto territorialmente competente, no, il procura, cioè a chi bisogna andare a bussare, sempre che uno poi abbia la voglia di bussare, perché bussa una volta, scrive tutto il suo bla bla bla, scrive un'altra volta, aspetta il tempo, finisce che cominciano a mettere il cemento, cominciano a ammazzare e la cosa va avanti e nonostante, e poi magari si scopre tra 10-15 anni dei fuochi, tutti gli altri problemi, quando magari invece c'erano cittadini che intervenivano e dicevano guardate, attenzione, occhio, e nessuno gli ha dato retta. La risposta è semplicissima, in caso di mancata risposta, secondo i termini prescritti dalla legge sulla trasparenza degli atti pubblici, uno fa che lo saltare una risposta alla procura. Beh, poi gli enti pubblici controllori come ARPA patiscono la cattiva pubblicità, in Italia un po' tutti la patiscono, quindi sicuramente delle mobilitazioni attorno a episodi secondo voi incresciosi di mancate risposte o altro sono cose che non gradiscono, in quanto loro vorrebbero rimanere al di sopra delle parti e quindi sicuramente aiutano e velocizzano, tutti poi si chiamano fuori dei meccanismi diciamo per non rischiare di venire assimilati magari al controllato o simili. Poi però comunque bisogna anche secondo me da un certo punto di vista crescere, cioè rendiamoci conto che queste opere sono opere pubbliche decise comunque da una serie di governi a catena, sono tutti di comune accordo nel farle, diventa poi difficile che gli stessi altri enti pubblici che comunque lavorano, ruotano, sono comunque le emanazioni degli stessi governi, ci si mettono conto, quindi molto complicato. Luigi, consigliere di no. Volevo fare una piccolissima riflessione sulla questione dell'amianto, dei controlli. Io penso che a questo punto sia necessario prendere delle iniziative che siano coordinate tra quantomeno tra i consiglieri comunali di opposizione, perché sono solo di opposizione, e diciamo, i movimenti, nel senso di chiedere una trasparenza, ma chiedere in maniera coordinata, non per episodi singoli, con il supporto anche diciamo, di chi appunto ci difende a Roma. Nel senso anche, stiamo dicendo che l'ARPA per esempio ha poche risorse, poche persone, no? Si diceva prima, però voglio dire, si fa un'opera che costa 6.200 milioni di euro e pensiamo che i controlli vengano fatti sempre con la stessa struttura. Cioè bisogna chiedere che le strutture vengano potenziate in relazione a quelli che sono i servizi che devono fare. E su questo però io credo che bisogna fare un'azione coordinata. Quindi come ci sono i tavoli tecnici SITAV, è un tavolo tecnico notabile forse avrebbe fatto. Vengo da Alessandria e porto un altro tipo di problematica. Noi in pianura abbiamo un'altra cosa, abbiamo le cave di deposito di smalino e lì è un altro tipo di problema. Quindi non è come la Valsusa, che praticamente la popolazione ha tutto lo stesso problema. Qui c'è una parte della popolazione che è di Appennino, che ha un tipo di problema, noi ne abbiamo un altro. E quindi è difficile avere una comune politica. Però, bene o male, l'opposizione in questo modo c'è stata e c'è, ed è venuta che ci sono. Allora, ad esempio, a Sezzario
dove era prevista una cava del terzo valico, lì hanno previsto di fare una discarica. Stessa cosa hanno previsto di fare a Spinetto Marengo, proprio in quegli anni che diceva Claudio, di passaggio dal 2006 al 2012. In quel periodo lì è successo di tutto. È successo, sono nate queste cose qui, e abbiamo capito anche una cosa, che se io faccio una discarica dove c'è una cava del terzo valico è più facile entrarci con qualsiasi tipo di rifiuto, cioè la mafia dei rifiuti non aspetta altro, questo abbiamo capito. Poi se non c'è solamente quello, c'è il fatto che lo smarino, l'abbiamo scoperto casualmente alla fine sostanzialmente, serve anche a coprire i rifiuti che c'erano già. Allora, i risultati sono stati questi, principali. A Sezzario c'è stata un'opposizione a questa discarica di questa azienda, la Riccoboni, la multinazionale, e che adesso ha vinto inizialmente, solo che adesso Riccoboni ha fatto la ricorso al TAR. L'attuale presidente della provincia, non eletta, Rita Rossa, ha scritto una lettera al TAR dicendo che Riccoboni è un'ottima azienda, e il TAR ha dato ragione a Riccoboni. Adesso ci sono 23 sindaci nella Quese, noi facciamo delle riunioni sulle parti qui fra Alessandria, la prossima è il 1° aprile, siete invitati. C'era stasera, l'abbiamo spostata appunto per questa cosa qui di questa sera, e c'è 23 sindaci che sono contro questa cosa qui e stanno chiedendo aiuto. E quindi si sta quasi sviluppando. A Spinetto Marengo abbiamo raccolto quasi 4.000 firme e la discarica l'abbiamo fermata per adesso, ma abbiamo sempre parlato con la stessa Rita Rossa, e quindi che lì è anche sindaco, quindi il problema è grosso. E se un altro problema che è venuto fuori a sale, quella della cava Castello Ormellino. Noi pensavamo fosse una cosa, io sono andato ben 8 volte a Sale, e altra gente ha fatto delle obiezioni, sono venuti consiglieri comunali. Bene, lì è venuto fuori questo, che casualmente abbiamo scoperto che a Castello Ormellino la gente dice guardia, ci ha messo della roba in quella cosa lì. E lì in questo caso l'ARPA è stata dalla parte giusta, perché abbiamo chiesto di fare dei controlli, è intervenuto anche con Tiroli, come consigliere comunale a Tortona, l'assessore all'ambiente di Tortona si è mosso, ha fatto un controllo, controllando lo 0,01% del terreno, ha subito trovato del materiale, e del materiale di carburi, porcherie varie, chissà cosa c'è di sopra, e il tribunale ha sequestrato quella cava. Questo sequestro qui ha due conseguenze molto importanti. La prima conseguenza è che il piano di utilizzo delle cave, siccome prevedeva l'uso proprio di quella cava lì come cava fondamentale, diventa carta straccia. Cioè, in questo preciso momento, la cosa è appena avvenuta, in pratica tutti i lavori a terzo valico andrebbero sospesi, perché non sanno dove portare la roba sostanzialmente. Quindi questa cosa qui bloccherebbe il terzo valico. Sappiamo che la solita Rita Rossa si sta dando da fare come una matta per fare immediatamente una conferenza di servizi per andare a tappare il buco prima. Ora c'è un'altra questione, che se sono una ventina di cave approvate, ne vai a toccare una per caso praticamente e scopri che c'è della porcheria, allora dici va bene, ma tutte le altre cave, se non sono state controllate, allora adesso pretendiamo che le altre cave vengano controllate. Ma non sono solo 20, sono più di 80, perché 20 sono quelle, diciamo, di categoria A e B, ma tutte quelle di categoria CN, quelle che sono di riserva, e sono tantissime, e di alcune sappiamo anche quali sono e dove sono, perché abbiamo anche delle informazioni, perché come si è arrivata l'informazione di Castello Ormellino, sono arrivate delle altre. Lì penso proprio che andiamo sul sicuro che lì c'è dalla porcheria, quindi ha maggior ragione la questione. Ma qui c'è un altro fatto. Lì abbiamo scoperto questo, che la questione delle falde è molto importante, interessa moltissimo le persone in pianura, perché la falda acquifera, e io avevo tutti i problemi dell'amianto, chiaramente, però la falda acquifera ti distrugge l'ore della classe del terreno, che non puoi più né coltivare né fare niente.
soprattutto a Sale, che zona dove vanno a portarsi. Che cosa succede? Quindi, qui adesso, abbiamo un problema di un altro tipo di opposizione che sta venendo fuori. E forse la questione Castello-Armellino è nata anche da voci che hanno circolato su questa cosa. Qui hanno capito finalmente il danno che è capitato. Bene, andando a investigare sulle falde, parlando con dei geologi, tra cui qualcuno che prepara con la Valsusa, abbiamo scoperto questo. Una pubblicazione del 2009 fatta da Regione Piemonte, Università di Torino e CNR, che è andata a indagare su quali sono le grandi riserve d'acqua profonde. Queste riserve d'acqua profonde in tutto il mondo sono sostanzialmente tre, e una arriva fino a 1500 metri sotto il livello del mare, è sotto Spinetta, sostanzialmente sotto il campo Molinetto, il campo Pozzi Molinetto, che è il campo Pozzi più importante della provincia di Bassano. E questa cosa qui è come un enorme catino che va da Sezzadio a Pozzolo, a Solero, a Pregosa, quindi è una grande area. Bene, sono tante falde una sopra l'altra. La falda superficiale, la prima falda, anche lei è un catino fatto più o meno allo stesso modo. Che cosa significa? Che qualsiasi cosa tu metti in prima falda, da Pozzolo fino a Sezzadio, tutta quest'area qui, qualsiasi cosa metti in prima falda, siccome un catino scivola sotto alla fine, perché cammina molto lentamente, ma cammina, perché la falda qui fa circa, in pianura fa circa 5 cm l'ora, è molto lento, non la vedi proprio, si muove, tutto va a finire lì. Di conseguenza qualsiasi cosa che metti del terzo valico va a, è un attentato alla grande riserva d'acqua del futuro. Attenzione, il futuro va mica tanto in là, perché oggi in California c'è un articolo sul Fatto Quotidiano di qualche giorno fa, cominciano a usare quell'acqua lì, e quindi la questione diventa molto seria. Allora c'è un altro problema: qual è che dobbiamo, cos'è che dobbiamo fare? Cioè, questa è una cosa che interessa anche a voi, tant'è che una parte dell'articolo che ho scritto è finito su Tg Valle Susa, l'ha voluta il vostro bravissimo giornalista. Bene, che cosa succede? Succede questo, che noi abbiamo, siamo pieni di pozzi passanti, abbiamo dei pozzi che perforano il fondo impermeabile della prima falda e vanno in seconda falda, o anche in terza falda in certi casi, solo più delle miglia. Allora, questi pozzi qui, per lo più sono pozzi che non sono mai stati denunciati, sono da 50 a 100.000 pozzi in tutta la pianura padana, e la risoluzione 60 del 2000 dell'Europa ci dice che dobbiamo eliminare quei pozzi lì, cioè dobbiamo andare a ricondizionare andando a cementare all'esterno del pozzo, perché il pozzo, perché all'esterno del tubo, perché l'acqua passa fuori dal tubo, non dentro. A questo punto questa è la cosa, siccome ricondizionare un pozzo vale circa 20.000 euro, è una questione di miliardi, e oltre alle cose chieste di difesa idrogeologica, c'è anche questo grosso aspetto, perché per fare due opere che sono veramente inutili, terzo valico di Torino Lione, vanno a mettere dei soldi che servirebbero a difendere le falde acquifere dei cittadini, di molti più cittadini di quelli che sono qua, chiaramente, che queste zone, ma riguarda tutta la pianura padana, ed è una cosa che si chiede all'Europa. Intanto do una bella notizia, mi scrivono da Isoverde, in questo momento il cantiere del terzo valico di Isoverde è bloccato dai notav, entrano nel cantiere. Questa è la prima delle risposte che diamo sul versante terzo valico. Avanti, ci sono tre persone iscritte, e forse c'era il ragazzo prima, poi il Reniero. Scusa Gianni, poi tocca a te. Io ho una domanda a te, o sarai in comitato. Qualche giorno fa c'è stato a Pedalquata un convegno organizzato da Lega Ambiente che aveva come tema proprio le grandi opere e per una parte il terzo valico. Erano presenti alcuni amministratori qua del comune di Arquata, c'era uno dei 25 sindaci valsusini, non ricordo, Fracchia, e il presidente Lega Ambiente Gianni Piemonte.
forse era stata un po' una mia impressione, mi è sembrato che forse c'era un po' di mancanza, un po', sentivo un po' la mancanza del un po' di magari popolo notav che vedo qua oggi. Volevo chiederti se con queste colleghe ambiente, soprattutto, se comunicate, se parlate. E perché tra l'altro tra gli obiettivi programmatici c'erano, sembra di leggere le stesse cose, perché c'erano la cancellazione della legge obiettivo, c'era la ridestinazione dei fondi alla sanità, alla scuola e ovviamente il dissesto geologico. Ecco, vorrei sapere. Sì, velocissimamente, noi pensiamo che l'opposizione al Terzo Valico è fatta di tante cose diverse. Noi siamo il movimento notare Terzo Valico, poi da un'altra parte c'è l'ambiente che fa altre cose. Sullo specifico di quel convegno di organizzatore dell'ambiente, poi qua vedo Mario, ne avevamo anche parlato a lungo prima dell'organizzazione del convegno, credo che Mario non mi smentirà. C'era un grosso elemento, diciamo così, di valutazioni differenti che venivano fatte, entrambe legittime, una parte dell'ambiente e una parte da parte del movimento notare Terzo Valico. Noi non abbiamo partecipato a quella giornata, nonostante tanti ospiti degni, perché non volevamo partecipare ad un convegno in cui il sindaco d'Arquata potesse continuare a raccontare di essere notato quando invece si è seduto al banchetto delle compensazioni e ha scelto definitivamente di vendere il nostro territorio. E guardate, lo dico perché chi ha la memoria lunga sa che il sindaco d'Arquata molto spesso era seduto da questa parte del tavolo insieme a noi, con lui abbiamo fatto un percorso, intanto che poi, sempre diciamo così legittimamente, perché le posizioni in politica sono tutte quante legittime, abbiamo preso direzioni diverse. Di conseguenza la non presenza, diciamo così, del movimento all'interno del convegno di Legambiente lo sapeva, ne era informata, era dettata da questa questione, fermo restando che ci felicitiamo e siamo molto contenti che anche Legambiente nazionale finalmente ha preso una parola dura e chiara di contare. Nero o Gianni, consigliere della qua, di opposizione. Buongiorno a tutti, buonasera a tutti. Io volevo dire, non volevo aggiungere nulla di quello che è già stato detto perché è interessantissimo e già esaustivo. Io prendevo invece e raccoglievo l'appello che ha fatto un consigliere di Novi, mi sembra. No, di quella di magari di davvero di vederci come consiglieri contrari all'opera, no? Per magari coordinare delle azioni insieme, nel senso invito davvero un movimento a farsi magari come collante, no? di questa possibile tavolo di tutti i consiglieri della zona che hanno intenzione di spendersi e di metterci voglia e faccia contro quest'opera, perché mi sembra una cosa interessante, magari per una volta non prendiamo la parola alla spicciolata che chiedo chi è con l'altro comune, ma magari per una volta ci conosciamo e magari riusciamo anche magari a fare qualcosa di concreto insieme. Grazie. Buonasera a tutti. Sì, approfitto di questa serata, anche se il mio intervento non sarà nell'ordine di quello che avete sentito, ho delle altre motivazioni che mi spingono a dirvi queste cose. Gli ultimi avvenimenti che sono successi, li abbiamo letti tutti e non sto a leggere in carne, però io sono rimasto colpito per alcune affermazioni che, per non sbagliarmi, perché ho una memoria veramente labile, me le sono portate. E allora ho letto delle cose nei giornali, mi estrappolo dal Fatto Quotidiano, del Cardinal Bagnasco, il quale dice, virgolette, il popolo degli onesti, ha scandito Bagnasco, dice, deve assolutamente reagire senza deprimersi, anche protestando, nei modi corretti, contro questo maldesempio che sembra essere un regime. Quindi lui usa i verbi reagire e protestare. Poi gli fa eco il suo superiore e quale dice, virgolettato, c'è un sistema economico che scarta le persone, che ruba la dignità della gente. Noi dobbiamo lottare per riconquistare dignità e lottare contro la schiavitù, perché dice la schiavitù non è umana,
E se chi fa questo si dice cristiano è un bugiardo. Una società corrotta che scivola verso gli affari facili sfusa. Ho dovuto ricordare questi alcuni aggettivi, alcuni verbi, perché mi viene in mente 3 anni fa, quando noi, senza saperlo, eravamo nelle corna del Papa di Bagnasco. Io non lo sapevo assolutamente, anzi, però mi fa, sono contento che anche loro dicono questa cosa. E una cosa che ho capito quando è venuto fuori questa schifezza delle intercettazioni, per carità, andiamo, facciamo le richieste all'ARPA, noi eravamo ancora a Pozzolo a vedere l'altro pagliacciata fra provincia, regione, cose che chiedevano permesso per andare giù 45 metri per prendere dell'acqua per lavare della ghiaia. Questo è l'unico problema che hanno. L'altra schifezza che sta succedendo, che nonostante tutto quello che stiamo vedendo, il cantiere di Novi non è mai stato così veloce ad andare avanti dai loro. Mai stato così veloce. L'altro giorno che stavo, c'erano le ruspe con i cingoli che non si vedevano neanche i cingoli. Io non so qualcosa di capire a testa. Allora, io quello che ho capito in questi 3 anni, e sentendo anche le parole dell'introduzione, noi abbiamo, come dire, 2 date. Ora, quella scandalosa del 15, io lo dico forte e chiaro, qui lo dico anche ai nostri angeli custodi, che il giorno 15, se verranno e tenteranno di espropriare, il sottoscritto sarà in prima fila, di nuovo come l'altra volta. C'è 18 la grande manifestazione. Quindi l'invito che vi do a tutti davvero, che se noi continuiamo veramente ad andare dietro a tutte le procedure, questo l'ho capito, e quante discussioni con Claudio per la mia posizione più tranquilla, più lì. Ah, a proposito, benvenuto Claudio, la prima assemblea che fa. Quindi noi non possiamo più continuare dopo quello che è successo a far finta di niente. Allora, o veramente noi ci decidiamo a mandarli via, perché questi sono veramente un cancro per noi, non possiamo più dare fiducia, specialmente alla dirigenza di questi vecchi partiti. Ora, proviamo così un attimo a vedere come siamo messi. A Novi, il comune, il sindaco, il tipo. Andiamo Alessandro. Sindaco, PD. Alla provincia, Torino, sindaco. Alla regione, il segretario del PD. Allora, segretario Renzi, del PD, presidente del consiglio del PD. Noi pensiamo veramente che questa gente qui stia a sentire le nostre lamentele, le nostre rivendicazioni. Noi dobbiamo dargli un calcio in culo e fare una carriera. E riverranno di nuovo magari ad Arguata a questi schifosi, perché la parola giusta è solo degli schifosi. Non conosco il ragazzo che poc'anzi ha sollevato la questione del convegno di Arguata, quindi non può esserci un'organizzazione dietro questa cosa. Io sarei stato zitto questa sera. Però ovviamente devo rispondere. Se io pensassi che tutti coloro che sono seduti questa sera in sala la pensano nel mio stesso esatto modo, evidentemente sbaglierei. Una delle nostre ricchezze è avere sfaccettature, pensieri, orientamenti, metodi di comportamento diversi. Dove sta la parte tragica invece? È la nostra divisione, che ci porta spesso ad essere attaccati proprio su questa divisione. Claudio, io non lo smentisco rispetto a quello che ha detto, ma neppure lui potrà smentire me, perché l'iniziativa del convegno organizzato dal mio circolo Legambiente Vallenne prende spunto dall'iniziativa svoltasi ad Almiene l'8 novembre scorso, che era stata una giornata veramente straordinaria, che ci aveva fatto tornare a casa veramente carichi di voglia di iniziativa e di collaborazione. E eravamo riusciti persino
a stanare, e lo dico io come Legambiente, il nazionale che si è detto disposto a scendere in campo e ad affermare chiaramente qual è la posizione attuale di Legambiente. Quindi un momento importante, abbiamo proposto al comitato di organizzarlo insieme, però vi erano delle sedute. Ma torno alla mia prima affermazione: se pensassi che tutti questa sera la pensano nel mio stesso identico modo, potrei tranquillamente andarmi a casa. Il fatto che fosse presente il sindaco di Arquata, che peraltro è stato l'unico comune a presentare un ricorso contro il terzo valico, in modi articolati, analogamente a quanto ha fatto Legambiente, perché tutto sommato poi alla fine AFA, Legambiente indirettamente anche se non firmatario, e Pronatura sono gli unici che hanno fatto ricorso, quindi hanno percorso una delle strade che sono percorribili, che non è una tecnica scelta dal movimento in generale, ma è una sfaccettatura che ha una sua valenza, ha una sua utilità, poi al di sopra dei risultati che si otterranno, però è quello che è possibile fare dal punto di vista giuridico ed è quello che è nelle prerogative delle associazioni che svolgono un'azione di tutela del territorio. Evidentemente i metodi di azione possono essere diversi. Il fatto che vi siano delle persone in sala che non la pensano come me non mi impedisce di venire qui, ed è questa la cosa che secondo me sarebbe importante. Nella diversità di azioni fare le cose insieme. È chiaro che se ci sono dei pregiudizi, delle questioni che ci fanno bloccare la cooperazione per il fatto che vi sono delle piccolezze che secondo me devono essere necessariamente superate, è chiaro che probabilmente crea un tarlo al nostro interno che ci fa perdere delle votazioni, ci fa perdere dei punti. E dobbiamo ricordare, e chi lo diceva prima non lo so più, qual è il nostro obiettivo. Non dobbiamo perdere di vista questo, e se prendiamo come obiettivo principale le nostre questioni personali è qui che andiamo a crearci dei danni da soli. Per cui io in questo momento, che mi ripeto non sarei intervenuto, riparto da capo. Noi dobbiamo superare queste diversità, collaborare, fare le cose insieme. A me viene in mente un fatto forse un pochino banale, la cooperazione che facemmo in occasione del deposito dei materiali al Parco Piazzo riguardo alla movimentazione dei camion. Io credo che se si lavora assieme si può ottenere sicuramente qualche risultato, dividendoci probabilmente le forze nostre diminuiscono. Solo per aggiungere qualcosa all'elenco che ha fatto René dell'intervento che secondo me è stato il migliore della serata. Ha fatto tutto l'elenco di chi senza alcun accenno di senso critico ha sposato la grande opera TAR Terzo Valico a priori. L'elenco, guarda caso, di quelli che erano anche presumibilmente nella rubrica Ercolino in Carza, penso. Sono quelli che con Ercolino in Carza e con i viceministri nominati personalmente da Ercolino in Carza, citava prima Marco Scibona, Riccardo Mancini, Riccardo Mancini con cui tutti i nostri sindaci si sono fatti, hanno fatto la gara a farsi fotografare quando venne a Novi per la campagna elettorale eccetera eccetera, e anche una volta successivamente, era a fare vice ministro, no, vice ministro o sottosegretario, no, vice ministro, alle infrastrutture su esplicito mandato di Ercole in Carza, non su mandato politico del suo partito che credo abbia lo 0, come voti, ma Ercole in Carza aveva bisogno di una persona di fiducia in quel ministero e ci ha messo Riccardo Mancini, che non si è mica dimesso, è ancora lì,
e abbiamo sistemato la parte governativa e i suoi agganci con la parte amministrativa, perché questa è una serata dedicata alle amministrazioni e cosa possono fare, punto. Però bisognerebbe valutare molto bene che cosa hanno fatto a favore del Terzo Valico, perché Mavastro giustamente dice dalla nostra parte dobbiamo andare tutti nella stessa direzione, piantiamola lì di facce delle pippe, no? E io sono assolutamente d'accordo. Ciascuno con la sua individualità, io molto individualmente, per carità. Però il ragionamento da farsi è anche quello di non farsi fare delle altre pippe da quelli che ce ne hanno già fatte tante. Allora, questo tiramolla degli amministratori che quando gli fa comodo e il vento tira dalla parte giusta sono SITAV, però poi ogni tanto sono anche in ITAV e poi qualcosa, non può funzionare. Mentre per un militante di un comitato di cittadini è giusto che ciascuno possa fare quello che si sente di fare, se uno è battagliero farà la prima fila davanti agli espropri, se uno è un po' meno battagliero sta in seconda fila, l'importante è che poi si vada e si partecipi alla lotta contro questo mostro. Dall'altra parte, signori cari, bisogna che la smettiamo di dare credito a quelli che il credito non ci ha dimostrato una, due, tre volte di non meritarlo. Abbiate pazienza, io la penso così. E all'elenco fatto da Rainero, che adesso lo vedo più, ma comunque c'era, io aggiungerei anche chi lo Stato lo rappresenta a pieno titolo in prima persona, perché chi ha letto la stampa a pagina di Alessandria qualche giorno fa ha letto l'intercettazione di un prefetto di Alessandria che quando ha scoperto che c'era uno in odore di mafia dentro i cantieri del Terzo Valico non ha mica chiamato il suo superiore, ministro dell'interno Alfano, per dirgli guarda che nel Terzo Valico c'è la mafia, ferma tutto. Non ha neanche chiamato il questore per dire intervieni che c'è la mafia nei cantieri. Ha fatto una telefonata personale a Ercole Incalza, che in quel momento non aveva nessun titolo per ricevere quella telefonata, perché non era neanche più dipendente del Ministero, era un consulente esterno. Allora, se il prefetto di Alessandria ha rapporti diretti con Incalza, non istituzionali, perché Incalza in quel momento non rappresentava nulla, io chiedo, e qui abbiamo persona che può portare avanti questa istanza, a che pro il prefetto di Alessandria fa ancora il prefetto di Alessandria? Gianni. Scusate, un attimo solo, dirò delle cose banali. Prendo spunto dall'intervento del giovane che di Alquanta, tra l'altro, che si è un po' lamentato di quello che è successo la settimana scorsa nei confronti di questa sera, di quello che anche il buon Mario ha ben aspettato prima di me. Purtroppo quello che è successo sabato secondo me è molto grave perché sicuramente chi ha visto la televisione ha visto che quella sala sabato scorso aveva molti posti vuoti. Ecco, io penso che come immagine... Domandatemi no, perché. No, ecco, io volevo dire, superiamo, cerchiamo, tutti lo diciamo che il fine è questo. Questa sera me lo spero che si riesca a mettere giù dei buoni propositi, non voglio fare il ragazzino della scuola, insomma, ma bisogna farlo questo, perché altrimenti si ritorce contro di noi. Se facciamo uno sforzo mantenendo le proprie diversità, perché nessuno pensa che dobbiamo essere omologati tutti allo stesso modo, però superiamo questi personalismi, perché sennò ci nuociono. È tutto qua, è questo che voglio dire. Anche grazie per la serata, perché sono momenti importanti, perché se non ci fossero questi incontri sicuramente non riusciremmo a far nulla, ecco. Però vi prego, cerchiamo, io faccio poco purtroppo, però mi sono sempre il dovere di questo, dobbiamo far di tutto affinché si trovano i punti di incontro e non il contrario. Grazie. Prima parla chi non ha ancora parlato. Prima parla chi non ha ancora parlato. Se vuole parlare.
ancora devo una cosa velocissima. Velocissima, per una cosa riguarda il prefetto che qui ho appena parlato, Carla, perché c'è questo problema qui, per esempio, del nostro stesso prefetto. Noi ad Alessandria abbiamo la Solvay, che è un'azienda RIR, ha rischio di incidente rilevante. L'azienda ha rischio di incidente rilevante, devono avere un piano di emergenza interno, un piano di emergenza esterno. Per legge il piano di emergenza esterno deve essere fatto dalla prefettura e va aggiornato al massimo ogni 3 anni. Quindi il prefetto dovrebbe ogni 3 anni al massimo aggiornare la prefettura. L'ultimo piano di emergenza che abbiamo pare che sia del 2004. Dunque, allora, prima che andiamo via, solamente una cosa velocissima per questo. Innanzitutto grazie mille ai nostri ospiti. Sono molto comoda. Dobbiamo ancora decidere, dobbiamo ancora metterci d'accordo, ma con ogni probabilità a partire dalle ore 6 del mattino, mercoledì 15 aprile, ci troviamo tutti a Radio Nero per il giovedì. Dobbiamo portare migliaia di persone in piazza per dire a Cocito che se ne deve andare una volta per sempre, e proviamo a chiederglielo ancora una volta con le buone. Abbiamo detto, mi raccomando, in piazza tutti, bambini, anziani, è una manifestazione assolutamente tranquilla a cui possono partecipare tutti. Gli richiediamo con le buone di andarsene, dopodiché incominceremo a chiederglielo anche quelle cattive. Considerazione è questa: secondo me Luigi Gambarotta diceva una cosa molto interessante, sarebbe importante che i pochi ma buoni consiglieri comunali del territorio che abbiamo, che sono contrari al Terzo Valico, decidessero in qualche modo di darsi una forma di coordinamento per provare a determinare insieme cosa significa opporsi sul piano istituzionale alla realizzazione del Terzo Valico. Io in realtà credo che queste cose funzionano, diciamo così, se questa cosa la mettete in piedi voi da soli. Ovviamente il movimento non può che essere grato, diciamo così, se c'è un percorso di questo tipo. E mi permetto però di dire una cosa ai consiglieri comunali, proprio perché sono consiglieri comunali e proprio perché so che tanti l'hanno sempre fatto ed è importante che continuino a farlo. Se il 15 aprile, quando magari il questore d'Alessandria deciderà di mandarci la cedere in assetto antisommossa, si trovasse davanti anche i consiglieri comunali, è più difficile magari per loro decidere di dover fare. Di conseguenza chiedo tutti di farlo. E magari, vi dico ancora una cosa in più, se alla marcia popolare del 18 aprile, magari preparate uno striscione e lo firmiamo amministratori, Valleschiglia contro il Terzo Valico, e costruiamo anche un momento di, diciamo così, presenza significativa, riconoscibile, e gli amministratori pubblici contrari al Terzo Valico, secondo me questa è una roba che ci fa piacere.